Sì, Giuseppe, l'Empoli esce con una sconfitta da San Siro, però la prestazione c'è stata. Cosa può dare questo tipo di gara e che analisi fai della partita? Sicuramente esce con molta più consapevolezza nei propri mezzi perché secondo me siamo venuti qui, abbiamo fatto una buona partita sotto l'aspetto del gioco e della determinazione. Ci darà sicuramente una spinta in più per affrontare il proseguo del campionato. Partita che si è messa in salita da subito con il vantaggio dopo 5 minuti dell'Inter, però una delle capacità dell'Empoli è stata quella di rimanere in gara, di reagire anche a tratti, di provare a fare il suo gioco. Sì, sicuramente queste partite qua è facile prendere 3-4 gol. Siamo stati bravi a rimanere in partita e a tratti, secondo me, abbiamo anche sfiorato il pareggio. Nonostante questo risultato, gli ultimi risultati, è importante non perdere entusiasmo, non perdere convinzione per le 8 partite che restano. Sì, sicuramente. Arriveranno 8 finali dove servirà entusiasmo, grinta, determinazione e unione di intenti. Quindi dobbiamo restare uniti e continuare su questa strada. Ti faccio l'ultima perché ovviamente si analizza la sconfitta, si archivia e poi si guarda avanti. Alla prossima con il Torino. Sicuramente, noi abbiamo sempre fatto così, guardiamo sempre avanti, la prossima sarà importante.